Ciao amiche e ciao amici, vediamo i segnali di attrazione del linguaggio del corpo maschile, cioè capire quando un maschio si sente attratto da te a livello non verbale, ovviamente. Allora, un altro segnale che è abbastanza simile, diciamo, a quello delle donne è la promozione dell'orecchio. Ovviamente i maschi non hanno i capelli lunghi, quindi normalmente però tendono a portarsi una mano, sull'orecchio. Alcuni che hanno i capelli lunghi tendono a, diciamo, fare questo movimento per scoprirlo. Comunque, oppure come se te lo indicassero, portano l'attenzione perché l'orecchio richiama, diciamo, la sessualità. Un altro segnale invece tipico che fanno i maschi è quello di infilarsi uno o due i polsi il pollice dentro la cintura. È come se mettessero una freccia che ti indicassero il loro coso, diciamo così. Sentono l'esigenza di portare la mano in questa zona. È un altro forte indicatore che sono attratti da te. Altri segnali, diciamo, cercano il contatto fisico. Casuale, alle volte non è casuale, proprio che si protendono in avanti e hanno, diciamo, un modo, gesticolano, ad esempio, avvicinandosi a tue zone erogene, che possono, e lo fanno istintivamente, che può essere il seno, ad esempio, mentre parlano, oppure muovono le mani verso il basso, diciamo, anche dall'alto verso il basso, come se si direzionassero verso i tuoi genitali, insomma. Sono tutti segnali che ti stanno dicendo che sono attratti da un punto di vista sessuale. Alle volte, invece, tendono a toccare se stessi, quindi portano la loro mano vicino alla zona dei loro genitali, perché è un po' come dire, questo l'hanno scoperto anche da piccoli, non potendo toccare una donna, si toccano da soli, che tanto va bene più o meno lo stesso. Questi sono tutti segnali che indicano un coinvolgimento, diciamo, di natura attrattiva nei tuoi confronti. Anche qua, se tu hai questa informazione, devi in qualche modo strutturarla diciamo, per riuscire a cogliere, diciamo così, a mettere dei vincoli, cioè nel senso che tu hai capito che loro hanno questa esigenza, anziché dargliela subito perché riusciresti a, sì, ad attrarli, ma non metteresti nessun vincolo, non aumenteresti il coinvolgimento, hai l'esca giusta per poter mettere un vincolo, insomma, e quindi puoi giocare per coinvolgerli di più. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!